Buongiorno, sono Giuseppe Basile, analista e trader, che puoi trovare al blog fibonaccisolking.it. Posto anche regolarmente su Twitter utilizzando il nickname @fibstalker. Buongiorno, oggi è il 26 novembre 2012, sono le 2:15 del pomeriggio. Questo video è una video review giornaliera dell'Euro FX Continuous Contract. Vedete sullo schermo il giornaliero di questo contratto future tradato sul CME, il Chicago Mercantile Exchange. In particolare il contratto continuo che vedete è allineato con la scadenza del dicembre 2012. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo identificato il livello di supporto per l'euro dal quale è partita la prossima gamba rialzo, che ha un primo target in area 1,3420 e un secondo target in area 1,3820. E il nostro scopo questa settimana è cercare di capire dove sia possibile con un basso rischio aggiungere a questo movimento verso l'alto. E certamente ci sarà una qualche forma di ritracciamento dell'euro che però potrebbe essere particolarmente leggera e certamente il caso peggiore sarebbe il caso in cui il mercato venisse a ritestare l'area 1,2830. Al momento questa ipotesi mi sembra piuttosto remota e tipicamente quando l'euro comincia a muoversi con tale violenza, con tale forza verso l'alto, questo mercato trada per estensione. Quindi ci sono due ancore che dobbiamo tenere in considerazione. Una è certamente il massimo il massimo del giovedì della settimana scorsa. E in particolar modo questa ancora ha già fornito supporto questa mattina, in quanto il prezzo, come si può vedere, ha trovato supporto in 29,50. Questa era di supporto a dei target a rialzo in area 1,30 e 20 e poi in area 1,30 e 50. Tuttavia il tracciamento più corretto dal punto di vista di questa sequenza verso l'alto è il tracciamento da questo livello al massimo di venerdì, che invece fornisce un altro livello di supporto nel 1,2915-1,2920 con uno stop loss al di sotto del livello 1,2890. In effetti questo stop loss al momento sembra abbastanza sicuro, cioè non anticipo un prezzo che vada al di sotto di questo livello. Tuttavia, per essere totalmente sicuri, bisognerebbe utilizzare il livello rappresentato da questo ritracciamento, cioè 1,2790. Questa mattina ho preso due posizioni, dunque una con stop sotto 1,2790 e una con stop sotto 1,2890. E mi aspetto di portare queste addizionali posizioni sino al primo e al secondo target. Molto probabilmente non prenderò profitti al primo target. Dunque, se il ritracciamento dovesse essere più profondo, possiamo aspettarci un supporto, possiamo anticipare un supporto in area 1,29 e 20. Oggi pubblicherò una serie di articoli dalla scorsa settimana della newsletter della scorsa settimana, e farò anche l'analisi di alcune azioni che potete trovare nella nuova pagina relativa alle azioni che trovate in alto nel menu. Continuerò ad aggiornare queste informazioni solamente per i sottoscrittori della newsletter, quindi se volete ricevere queste informazioni vi invito a sottoscrivere la newsletter sul mio sito blog fibonaccisolking.it. Sulla sinistra trovate un'immagine, potete cliccare e registrarvi. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un'ottima giornata, una buona settimana di trading e vi ringrazio di nuovo per la vostra attenzione. Arrivederci e a presto.